Salve! Ben ritrovati a tutti, Neri, metti in pausa. Di già. Benvenuti alla guida Protoss. Qual è l'argomento di oggi? Cavajuin! Marco Bruno, introducici l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è la scuola Protoss. Aspetta, è la guida Protoss, quindi devo introdurlo io. Marco Bruno non introduce neanche nessuna sua di guida, perché introdurlo io? È la giusto. È la scuola Protoss. Volevo metterlo in difficoltà. Ah, ok, va bene. Cavajuin! Comunque oggi, ragazzi, impareremo come resistere ad un Olin famosissimo per quanto riguarda i Terran. Lo scopriremo andando avanti durante in game, perché non voglio spoilerarvi quello che andremo a vedere. Ringrazio l'amico Vari per avermi inviato questo replay in cui mostrerà in maniera abbastanza efficace uno dei due o tre counter possibili per riuscire a resistere a questo tipo di all-in. Ma andiamo avanti con il replay. Cari amici Terran, vi voglio assicurare che questo all-in prima o poi sarà presente nella scuola Terran, perché diciamo che un buon 90% dei PvT li vincerete facendo questo lean. Solo quindi, 90%? Sì, dai, più o meno. Si può quasi dire che è l'erede di Trirax questo tipo di lean. Ma il Trirax adesso è abbastanza, cioè si sa abbastanza counterare. Questo qui invece è un pochino più difficile. Esattamente, perché... ed è per questo che ho scelto questo fantastico replay, per mostrarvi quali sono i passaggi fondamentali per riuscire a scoutare questo tipo di attacco e per riuscire anche a limitarlo in maniera molto molto importante. Ma ecco Flawless che parte UDA, con il giro no. Di Stalking. UDA no, penso stia per sei diamante. Sì, molto probabilmente no. Sì. E dunque, quindi in questa partita vedremo. È contento, diamante no. È gold. Allora, buon per te. L'amico Vari al momento, ragazzi, milita in Diamond League, mentre magari quando mi metto questo replay era semplicemente in platino. Qui invece Flawless la bulla perché è milita in Lega Oro, perché sa che lui dice: ah, non sei in diamante, allora ti batto sicuramente. Esatto. Questo lean. Però Vari giustamente non ha voglia di parlare con questo tipo, perché ci gioca nell'uno contro uno, non si parla, secondo me è la cosa peggiore da fare. Quindi adesso ci sposteremo nella visuale praticamente sempre di Vari, andremo a vedere praticamente andremo a vedere praticamente quello che fa, ragazzi. Ci spostiamo proprio sulla sua telecamera, andremo a mettere in pausa come al solito le cose, giusto? Notare Flawless che continua a bullarsela, è veramente, sì, veramente fastidioso. Vi ricordo in platino, che tutti in questa in mappa non esiste il cioè non close non ground si può, position, no non ci si può spawnare di fronte, quindi in realtà anche questo potrebbe considerarsi no, un close, close però, ground position qui è molto più vicino, sì, solitamente close quando c'è la terza in comune. Ah, mi sa che l'amico Vari non lo sa e va a scoutare. No, qui va bene, non hai puoi scoutare di fronte. Qui sta andando giustamente a scoutare di lato. Vai subito dopo. Vai sulla sinistra qua, nella base del Protoss. Ok. Per ora, ragazzi, tutto nella norma. Questo è veramente l'inizio standard di ogni PvT. E che quindi adesso andrà giù. Quando si fa il gate? A 12 come sempre. E il gas si fa a 15. A 15, poi appena e poi finisce... immediatamente si dovrà andare. Ragazzi, come potete quindi notare, la norma. Quando uno scout è niente di impressionante, la vita deve andare avanti come siamo abituati a farla andare avanti. Cioè producendo tutte le nostre costruzioni attraverso le build standard abituali. Notare adesso questa sonda che va a stuzzicare un po' il Terran. E Marco Bruno, cosa devi dire? Avere la mano alzata. Sì, perché volevo chiedere una cosa, Antrol, in una mappa del genere che è abbastanza grande per quanto riguarda proprio la distanza, soprattutto in questo punto che proprio lo spawning point è il più lungo possibile immaginabile, per un Protoss non sarebbe il caso per esempio di aprire velocemente con subito un'espansione? Allora, il Nexus First o Nexus First o One Gate Expansion, sì, insomma può andare, però rimane soprattutto in questa mappa in cui solitamente i Terran sono soliti espandersi molto velocemente. Esatto. Forti comunque della facilità di difesa della loro naturale, resta però una zona abbastanza buia a riguardo. Cioè sei abituato a vedere il tuo avversario uninare molto spesso, dato che magari sei abituato ad essere piazzato contro avversari di Lega Gold, Platino, Silver, non lo so sinceramente. Cioè, devi anche cautelarti per quanto riguarda gli all-in. E questa è un'apertura molto safe e standard, e di conseguenza se non te la senti, tanto vale rischiare appunto in questo senso. Quindi come per i Terran, ma no, stai zitto. Esatto. Ah, maledizione. Allora, io voglio farvi notare una cosa importantissima. Quella sonda deve vivere, e Vari lo sa. Questa sonda, lei, proprio lei deve in generale, sì, perché è la sonda più vicina e prossima allo scoutare, ragazzi. Se aprite in questo modo, allora comunque dovete avere l'intuizione e l'intento anche di scoutare il vostro avversario in continuazione, per decidere o quando buttare giù la tua espansione, oppure per decidere a quando rispondere al suo eventuale all-in. Quindi, ragazzi, lo scout diventa fondamentale. Infatti, come possiamo vedere, continua. Giusto, certo che uno andare. Che continua a parlarti in continuazione così, dice: ma questo non è che mi vuole distrarre, che mi sta facendo qualcosa di particolare. Soprattutto quando arriviamo qui vediamo che non ci sono l'espansione. Ancora neanche un tentativo di espansione, probabilmente tra poco questo è un all-in a una base. Siamo al quarto minuto
minuto e 40, a questo punto l'idea del Trirax comincia a puzzare abbastanza, sinceramente. O Trirax, oppure qualcosa di ancora un filo più potente. Ancora meglio. Adesso andiamo... Solitamente vedo con piacere i Protoss vanno a scoutare con lo zio Lota e con lo Stalker, proprio perché riescono a dare una prima una prima occhiata su quello che sta succedendo, proprio con lo zio Lota, per salire fino qua, perché altrimenti sì, la allora, io vorrei sottolineare che Vary non sa nemmeno se qui c'è il modulo tecnologico oppure il reattore, e questa sarebbe buona norma per il Protoss andare a vedere con la sonda, e tu Troll dimmi se sbaglio, almeno a vedere qual è il primo ramo di Tetz che sta prendendo, perché se vediamo il quattro caserme ma anche soltanto il modulo tecnologico o il reattore sappiamo se farà dei Marine. Infatti, o se farà dei Marauder, esattamente quello che doveva fare. Però diciamo una cosa fondamentale: lui ormai, senza dover scoutare la base del Terran, ha tutte le informazioni che gli servono, non ha visto l'espansione, esatto. Quindi tecnicamente parlando ora lui deve semplicemente scoprire di quale Olin devo morire. Difatti ha inviato uno Stalker e uno Zelota che andranno appunto a dare un'occhiata ravvicinata alla base del Terran. Ma io voglio anche farvi notare una cosa: va nella base del TOS e poi velocemente nella zona naturale. Ha cominciato a prendere soltanto adesso il secondo gas, quindi molto in ritardo, e ci può stare, perché visto il tuo avversario non espandersi, di conseguenza hai detto ok, mi devo focalizzare un attimo sulla mia sulla mia armata, perché magari arrivano lì. E in più ha deciso di espandersi, e cosa vuol dire? Vuol dire ok, sono pronto a prendere i miei rischi. E poi vorrei sottolineare anche, per quanto riguarda sempre proprio a voi amici Protoss, le Banshee solitamente, visto che è l'unica cosa di cui potreste avere paura in questo momento, non arriverebbero prima di un altro minuto per i più bravi, un minuto e mezzo per quelli che ritardano. Quindi comunque avete tutto il tempo possibile per avere un observer o comunque riuscire a fare almeno un cannone. Lui non si aspetta le Banshee, sono abbastanza sicuro, perché guardate, però non nel caso, io dico comunque hai ancora tutto il tempo necessario per farti per proteggerti, ragazzi, da se si aspettate le Banshee, ritardate l'espansione vostra e procuratevi velocemente una fabbrica robotica e il relativo observer. Due o tre Stalker poi sono sufficienti per schiacciare quella fastidiosa zanzara. L'importante è scoutarla. Ok, momento fatidico, ragazzi. Aspettiamo un attimo e notiamo un po' cosa scouterà adesso Vary con questo piccolo contingente. Che normalmente qui ci dovrebbe già essere l'espansione per il Terran, o almeno dei Marine che ci facciano capire che si vuole espandere. Terran dovrebbe aver già ultimato l'espansione da circa un minuto. E adesso lui, preparati ora quello. Vai un attimo. Volevo giusto vedere quello che scoprirà. Ok, metti in pausa adesso. Ok, ragazzi, quando voi vedete il Terran disposto in questa maniera, e adesso se permetti Neri, apri la visuale completa anche al Terran, estendila, perfetto, voi avete già capito che tipo di Olin sta per arrivare. Vai su un secondo. Banshee, Tank, Raven e tantissimi Marine per DPS addizionali. Tutti abbiamo subito questa build almeno una volta e tutti siamo cascati almeno una volta. È una build veramente molto difficile da counterare e dotata di un DPS, di una scaltrezza eccezionale. Certo che bisogna sapere esattamente, io parlo per quanto riguarda il Terran, cosa andare a colpire con quali unità, perché le vostre unità... Ok, andati, dici Neri, dici. Ho una domanda. Dimmi. Come mai so che arriva proprio quello e non, per esempio, solo le Banshee? Cos'è che... Beh, di sicuro, cioè, tu vai qui, prima, o a meno che non abbia nascosto tutte le caserme là di dietro, però lì non c'è neanche un reattore. No, intendo qui semplicemente non c'è un reattore. Non c'è niente. Perché non possono essere le Banshee e basta? Ti spiego, perché ogni volta che un Terran attua questa build si chiude esattamente in questo modo. Ah, è per i bunker qui. Esattamente. Sai perché si fanno scattare così, Neri? Perché molto spesso hanno il terrore dell'unica build che paradossalmente li schianterebbe fin dal principio, cioè il Forgate. Esatto. Quel bunker infatti è fatto per proteggerci da questo tipo perché di attacco. Perché qui siamo a tiro di Forgate, comunque una manciata di secondi. No, il Forgate è già arrivato da 10 secondi, di più. Perfetto. Quindi tenete a mente una cosa, ragazzi: se vedete che i vostri amici Terran continuano ad abusare di questo tipo di tattica in maniera costante, utilizzate il Forgate e la partita è finita. Però caro Neril, quando un Terran si chiude così, solitamente tende ad accoppiare le Banshee con i tank. È proprio, fa parte del binario. Quindi, capito, di ragazzi, in realtà il big tell di questa build sono proprio i due bunker. Ed ovviamente, ragazzi, anche non esserci espanso. Quindi lui dice, ok, che Olin mi sta per fare? Io ne conosco due e che possono funzionare, e sono i Trirax. Ma ormai siamo fuori tempo. Non può essere, ma non solo per il fuori tempo, il fatto che qui non c'è nessun tipo di add-on. Cioè, tu mi stai facendo dei Marine e lo vede, perché la caserma sta lampeggiando e vede solo dei Marine qua davanti, non vede nient'altro. Dov'è il gas? Perché non stai usando il gas? Infatti si va per esclusione. Tu non vedi i Trirax, quindi dici ok, allora è l'altro lì. E te ovviamente pensi, preferirei i Trirax, sinceramente, non so counterare. Notare una cosa fondamentale, il clock. E un'altra cosa molto interessante, metti in pausa la reazione. Per favore, metti in pausa.
E alza la mano quando devi parlare, così stiamo facendo male. È la guida Protoss, io parlo quando voglio, stiamo dicendo. Va bene, vai avanti. Vai nella base del Protoss. Guardate un po' che adesso tutto cambia. Lui ha aspettato di scautare quel tipo di olini e ha detto perfetto, arrivano sicuramente le Banshee, io butto giù la mia fabbrica robotica e in più aumento la mia macro gestione, cioè producendo molti più portali. La cosa è perfettamente intelligente e coerente con il tipo di situazione. Ne ricordate ragazzi, in questi casi può essere una cosa saggia rinunciare inizialmente a produrre qualche sonda se siete se avete pochi minerali. So che può aprire un controsenso, ma al momento avete altre priorità, cioè cercare di tecciare abbastanza per registrare questo link. Quindi massima attenzione, vai pure avanti. Io sì, prima di mettere in play devo dire un paio di cose rapidissime e dopo darò la parola a Marca Bruno, perché cortesemente ha alzato la mano. Scusa, non per dire, ma sono la guida Protoss, sono io che concedo la parola a Marca Bruno, non tu. Ok, e allora dopo ti darò il permesso di concedere la parola a Marca Bruno. Volevo sottolineare una cosa molto importante che riguarda i novizi Protoss. Ti concedo di sottolinearla. Questa cosa è che molti giocatori non producono dai portali finché non è pronto il warp gate. Che non è che è vietato. Questo è assolutamente sbagliato. Finché il warp gate non finisce, voi potete continuare a produrre. Spesso vedo dei giocatori che mi mandano dei replay di livello appunto basso, con cui finché non finisce il portale dimensionale non si è ricercato assolutamente niente. Questo ovviamente è un errore gigantesco. Sottolineo, a parte... Sai che è una cosa che può essere tranquillamente opinabile, Neri, perché può essere un errore, però devi anche te fare riferimento a quello che scouti, perché verissimo. Se te non vedi un pericolo imminente, allora devi focalizzarti sulla tua macro. Ma se hai un sacco di soldi e il portale di soldi fa niente. Faccio riferimento ai replay che mi sono stati inviati, okay, in cui vi dico si può produrre anche senza sì, non è illegale ragazzi, non c'è una legge costituzionale. E ripeto ragazzi, questo link, e poi Marco Bruno sicuramente me lo confermerà, è già detto da Antrol, ma detto velocemente, consiste soprattutto di Banshee invisibili, Raven per rilevare gli osservatori del Protoss e i Marine per cecchinare quegli osservatori. In più, per mettere proprio il danno alla beffa, ci portiamo dietro anche dei tank, cioè dei carri d'assedio in modalità d'assedio, per dei danni assurdi. È un all-in fortissimo e il Protoss per resistere a questo all-in deve fare come veramente delle cose. La maggior parte degli olini è più difficile difendersi, esatto, che farli. Posso mettere in play e volevo soltanto aggiungere una cosa. Ti consiglio di dirla. Ok, io consiglierei a voi amici Terran di costruire prima il Raven per fargli iniziare a la ricerca dell'energia. Esatto, per iniziare a accumulare l'energia, visto che non vi potete permettere di ricercare l'aumento dell'energia iniziale del Raven, perché vi serve il gas, tantissimo gas, per fare la modalità d'assedio, per fare il clocking delle Banshee, e comunque Banshee, Raven e Tank costano veramente molto gas e a una base ci arriva proprio a pelo. Tutto perfetto. Corretto, ma ricordate una cosa cari amici Terran, a questo punto il Protoss sa che arrivano le Banshee, quindi partire con un piccolo Arras con la vostra navetta, con la ragazza tettona che la guida, può essere una cosa abbastanza opinabile, perché prendiamo più delle Banshee. Esatto, perché più delle si era capito. Perché più non delle volte sarete counterati facilmente, in Protoss se lo aspetta questo Arras rischierete di perdere una Banshee che potrebbe essere fondamentale per l'economia del vostro rin. Quindi personalmente parlando non vi consiglio di arrassare, ma semplicemente di accumulare. Esatto, proprio di usarla come unità di attacco. Ma attenzione, perché abbiamo qui un primo approccio. Non è un approccio ma non credo, cioè qui potevamo evitare di perdere. Qui è questo semplicemente un grosso errore. Io a questo punto, se fossi in Vari, me ne tornerei dritto in base e mi concentrerei essenzialmente su uno dei possibili counter di questo link, che adesso andrò brevemente a descrivere. Il migliore, e forse quello un pochino più semplice da realizzare, cioè di produrre velocemente uno o più colossi. Perché? Perché sicuramente non vedrete dei viking. I viking non ci saranno, ovviamente. E di conseguenza i colossi saranno liberi di spadroneggiare. Perché le non Banshee ci sono? Perché non c'è gas. Ma a parte, esatto, che poi non si possono. Dai, esatto, non se lo può permettere, gas, assolutamente. Attenzione, perché qui c'è proprio l'errore che diceva prima Antrol, cioè quello di andare a cercarlo e rischia di perdere quella Banshee. Ovviamente magari non capiterà, però prima o poi ragazzi basta un semplice misclick e il danno sarà fatto. Adesso Vari ha perso un fin troppe soldi, ma perché le ha perse? Perché aveva gli stalker fuori posizione. Adesso per esempio perdere quella Banshee non è assolutamente una gran cosa. Allora, perché faceva più danni dopo. Metti in pausa, ho visto due errori abbastanza grossi. Prima di tutto questi quattro stalker lontani dalla base li ha pagati, perché ha perso diverse sonde che, avendoli tenuti appunto in prossimità della sua naturale, non sarebbero sicuramente andate perse. E in più l'Observer è arrivato un filo in ritardo.
era possibile e quasi scontato che sarebbe partito quell'Aras, quindi magari avere una o due zone già pronte all'utilizzo senza dover aspettare l'arrivo di un'altra sarebbe stata la mossa un pochino più logica che ci doveva fare. Per il resto pessimo, pessimo utilizzo della Banshee del Terran, che ha visto arrivare gli Stalker. Perché tanto, tanto se lo aspettava, tanto se lo aspettava il proto, sei inutile che lasci al macello, o sei un dio della micro e sai qual è il percorso giusto per evitare di prendere i colpi degli Stalker, cioè, in non più so. Ragazzi, cari Terran, in questo tipo di all-in in più con un Protoss che è in grado di counterarlo come vari, ogni Banshee è fondamentale, perché è del DPS aggiuntivo che va a perdersi durante il push finale. Guardate adesso quanto purtroppo sta storando in questo intero, secondo me sta sbagliando veramente qualcosa. Beh, no, ha adesso scazzato completamente, guarda che appena inizia la ricerca della modalità sedia del primo tank, lui è già finito e poi ha tutte le case in produzione. Ma Bruno, correggimi se sbaglio, ma per me il Terran ha sbagliato il tipo della fabbrica. Per me l'ha fatta leggermente in ritardo. Ma io ti dirò che lui ha voluto immediatamente raggiungere il ramo della tech, cioè quindi fare subito immediatamente lo spazio porto. Io avrei preferito ricercare prima la modalità d'assedio e il tank per una questione di difesa, perché il Protoss, vedendo il tank, magari non si sarebbe aspettato di vedere anche le Banshee in Raven, quindi magari anche per un discorso di metagaming. Non vedendo quello, probabilmente si è aspettato di più la Banshee in arrivo. Tutto chiaro. Nari, pausa un secondo, precisazione fondamentale. Io prima ho detto che non ci sono i Viking, ma ci sono le Banshee che possono sparare tranquillamente ai colossi e comunque volano. Quindi la non hanno il range, no. Esatto. Esattamente, quindi la ricerca delle lance termiche è importantissima. Come sempre, in questo caso, è veramente molto molto più importante. Anche perché, ragazzi, la colonna portante dell'esercito Terran saranno i Marine, che come ben sappiamo vengono letteralmente squagliati dai colossi, di conseguenza massima cautela. I player più pro tendono anche ad esaltarsi sfruttando gli high templar con i feedback, ma è una cosa veramente complicata, perché basta un misclick e i tank trasformano gli high templar in pappa. Quindi sia, io credo che questo all-in non sia fatto con i tempismi giusti. No, sta arrivando un pochino in ritardo. È leggermente in ritardo di un minutino, perché in realtà, vedete, la modalità d'assedio è già finita, ma ha già perso una bench. Cioè, se lui allora, metti un attimo in pausa, vai sulla base del Protoss. Guarda qual è l'esercito del Protoss in questo momento. Dov'è? È quello. Cioè non c'è nulla. Forse c'era qualche stalker qui per difendere. Non c'è niente. Sì. E guarda qua, tu Terran, guarda quanta roba hai. Tu quella roba lì doveva essere sotto la base del Protoss. Allora, se tu arrivavi adesso, il Protoss non poteva fare nulla. Qui, ragazzi, infatti c'è da fare un piccolo ragionamento ed esaltare, appunto, no, tieni ancora in pausa, ti chiedo scusa, e cioè bisogna veramente esaltare in maniera molto importante questo tipo di olim, perché, ragazzi, lo Psy è quasi alla pari. Un Psy di differenza è marginale, soprattutto quando si è in posizione di Protoss. Vediamo qual è la differenza di Psy. Cioè sono 40, ci sono 10 sonde in più da parte del Protoss, quindi bravissimo. Vuol dire che ha tantissime esercizi. Ma non solo, il Terran è anche avantissimo di Tetch rispetto al Protoss. Lui è finito, la sua Tetch è finita. Il Protoss è ancora nell'unità di Gate. Quindi in questo caso, se il Terran non avesse perso quella Banshee, sarebbe già dovuto partire. Cosa che invece secondo me fa bene non fare al momento, perché una Banshee è troppo poco. Quindi... E poi un'altra cosa che vorrei sottolineare, secondo me ha troppi SCV. Cioè, se tu mi vuoi fare un all-in di questo genere, tutti quegli SCV non ti servono. Sì. Tu quando ne hai 25 ti fermi. Quanti SCV ha? Cioè, li abbiamo visto prima, cioè sono troppi, non ti servono. Aspetta un momento. Non ti servono a nulla, ma l'abbiamo visto prima. Ma che si serve per due basi? A 37 SCV te ne bastano 25. Tanto non è che ci metti di meno per avere. Ma sai cosa, Marco Bruno? Qui è proprio la pecca di un player che deve ancora formarsi. Lui è la pecca di un player che doveva fare un'espansione. No, cioè, che doveva fare, però fare più caserme. Secondo me si espanderà quando partirà con l'attacco. Ma comunque vi ripeto, sono d'accordo con tutto quello che avete detto, ma continuo a credere che questo attacco è veramente troppo in ritardo, perché arriverà qui dopo il minuto. Cioè tu mi stai arrivando qui quando ha già un colosso. Ma sai cosa? Al momento con una Banshee vai poco lontano. Che non doveva perdere quella Banshee. Guarda qua, ne ha tre adesso. Adesso deve partire, infatti. Guarda che la tiene anche in occultamento. Questo è un grandissimo errore. Questo è un grossissimo errore, ragazzi. Inoltre ricordatevi, ovviamente questo richiede un po' di conoscenza. E adesso vediamo anche come saranno investiti con gli SCV, ragazzi, andando a riparare anche le Banshee. Esatto. Quindi avranno anche questo bisogna tipo di che più. Scusate un attimo. Sì, sì. Cioè voi potete muovere il vostro esercito e fare in modo che arrivi qui esattamente quando finisce la modalità d'assedio, cioè avere proprio un ottimo timing, perché arrivare purtroppo intorno al 13° minuto con lui che ha già due colossi non produrrà buoni effetti. O le lance termiche, assolutamente. Allora, ragazzi, ragioniamo adesso su un altro errore veramente importante che ha commesso questo Terran, e lo troviamo direttamente dal Torinaga.
Può sembrare una cosa marginale, ma per un Protoss giocare al buio, cieco, cioè senza lettori Naga, durante questo attacco può veramente essere un creare grandissimo disagio. Il Terran invece l'ho fatto giocare ad occhi aperti. Cioè lui ha potuto, lui sa esattamente quando è partito l'attacco, proprio grazie ai lettori Naga e col proxy Stalker che faceva il patrol attorno alla sua linea mineraria. Tenete il Protoss al buio. Adesso che sa, sarà in grado di difendersi al meglio durante questo attacco. E in più notiamo quanti Observer ha prodotto per uscire a counterare al meglio appunto lo scout derivato da quel infatti Raven. Ne sta anche producendo altri perché sa che quel Raven con quei Marine cecchinerà. Comunque io devo aggiungere che l'esercito del Terran è comunque nettamente superiore in questo momento. Se riesce a fare quello che in questo momento è la cosa più importante, cioè cecchinare tutti gli Observer e riuscire a tenere la posizione con i tank, guardate sta costruendo anche un bunker, quindi diciamo che cioè l'idea è chiara, ce le ha, però il suo problema è che ecco tipo così mandare le Banshee a cavolo davanti. Le Banshee ragazzi con questo lean vanno accoppiate sempre i Marine. I Marine fanno tutto in questo attacco, fanno i tank, fanno i DPS e cecchinano gli Stalker. E ci sono anche gli SCV a riparare e fare da ulteriore danno. Esattamente, è proprio quello il discorso. I Marine servono esclusivamente per eliminare gli osservatori, non quindi mandare le Banshee lì. Non soltanto, fanno ovviamente tutti i Marine. Sì, cioè il loro ruolo principale, volevo dire. Sì, scusate. Sì, sì. Hanno, ovviamente sì, vengono anche utilizzati per micrare. Attenzione, guardate i Marine come... Che ecco. Ingaggio orrendo! In questo momento orrendo. Il Terran ha perso tutto, allora, perché l'ingaggio tutto, è pessimo. Complimenti a Vari per i force field che sono veramente stati fatti perfettamente. In più sei una capra, caro Flawless, perché vai a fare dei bunker in questo momento non servono praticamente a niente. Ed anzi fanno come quasi... non servono a niente, ha fatto il muro per le altre unità, va benissimo. Sì, vabbè. Gli ha fatto fare un force field in meno. In più, esatto. E in più sei andato a imbottigliarti in quella posizione terribile chiedendo, urlando al Protoss, ti prego fai dei force field per bloccarmi Marine. Così usi meglio i tuoi colori. Esattamente, non c'è veramente niente da dire. Tutto bruttissimo. Sì, sottolineo invece ottima la scelta del Protoss di aggiungere a questo esercito anche degli zeloti, mi raccomando. Però Neril, vai avanti e adesso osserviamo una cosa molto inquietante, perché il Protoss ce la farà a resistere, ma ce la farà quasi a pelo. Questo perché è comunque un Olin fortissimo. È un Olin di una potenza esagerata, ragazzi, perché comunque nonostante il Protoss abbia ingaggiato il Terran non nella maniera migliore, in una maniera sublime ed esaltante, ce l'ha fatta a pelo a vincere questo scontro. Di allora, due cose da sottolineare. E le Banshee e il Raven sono vivi per grazie al PDD, della difesa puntuale, e tutti i Marine sono morti perché sono stati chiusi dal di lì e non hanno cecchinato gli Observer. Perché non hai detto, io volevo vedere la linea rossa del Terran che cliccava qui e poi il colosso. Ma sai, qui, esatto, cioè tu mi dovevi distruggere come prima cosa Observer, Sentry e poi il resto, ragazzi, lo facevano i tank. Guardate quanto il Protoss ha sudato avendone ingaggiato nella maniera migliore. Sarebbe bastato non imbottigliare così Marine e forse Vari avrebbe perso questa partita. La cosa è tremenda ed inquietante. Vi rendete conto quanto questo Nim può essere forte seppur fatto con i tempi sbagliati? Dopo vi darò un minuto prima e avrebbe stravinto. Dopo vi darò qualche altra dritta su come riuscire a counterarlo in una maniera differente senza sfruttare i colossi, ma presto comunque arriverà l'attacco finale del Protoss che riuscirà a respingere in maniera migliore. Il Protoss non ha perso il colosso, ne sta anche per uscire, esatto, per uscire un altro. Ce l'ha fatta. In più ragazzi, vantaggio... e a due basi sono entrambe saturate, esatto. Ricordiamo questa cosa, il vantaggio delle due basi. Adesso si fanno sentire i bunker perché è riuscito a completarli, però ragazzi guardate, ce l'ha fatta a pelo. Sarebbe bastata quasi una Banshee in più e sarebbe finito, e avrebbe quasi vinto al Terran. Terribile. Ci voleva soltanto un pochino più di micro per quanto riguarda la decisione degli attacchi. E in più io dico anche una cosa, questa mappa ragazzi è anche un filo sfigata per il Terran, per questo lì. Quindi in una mappa differente forse avrebbe addirittura vinto. Esatto, lo dice. Fa autocritica, ma per me l'errore più grande è stato chiamare quei force field a Vari. No, comunque devo dire che non aver force field qui, prego. Non aver targettato. Esatto. Comunque ragazzi, Terran, al più presto vi farò una guida su questo tipo di Olin e Trirax Team 2 la vendetta sarà di nuovo. Ma anche perché poi è in cantiere uno molto forte contro gli Zerg, mi dico le voci. Qualcuno me lo dice, sì. Ma diciamo, allora ragazzi, ragioniamo un po' sul come counterare questo tipo di attacco. 1, l'abbiamo appena visto, rusciamo i colossi. 2,
Si fanno gli zeloti con carica, aumentando l'armatura, se riuscite anche la potenza dell'arma di uno. 3, e... si spera che il Terran si ciondoli così nella sua base per 2 minuti così senza motivo. Esatto. No, ma in Terran arriva intorno a 10 un minuto, un proto si riesce ad avere carica e quei potenziamenti per 10 un minuto se sfrutta abbastanza bene il Chrono Boost. Ovviamente ragazzi, dando la relativa importanza agli Observer e agli Stalker, e ve lo ricordo, se vedete che il vostro avversario sta dando grande importanza ai tank, sfruttate anche i vostri carissimi immortali, come ben sappiamo, grazie alla loro grandissima armatura riescono a ridurre in maniera molto molto decisiva l'attacco dei carri d'assedio. E poi ragazzi, non c'è quasi molto altro da aggiungere. Molti protoss mi hanno fatto notare che alcune volte hanno andato di portale stellare, quindi sfruttando fenici e lance del vuoto si può counterare questa build, però è molto complicato perché dobbiamo riuscire a sollevare i carri d'assedio e cecchinare le fenici con le lance del vuoto. Il problema è che le fenici vengono counterate dal PD come gli stalker, cioè esatto, sempre... però caro Marco Bruno, se riusciamo a togliere i carri d'assedio dal gioco, gli zeloti sono in grado di imperversare, certo, e far a fette tutti i marini. C'è anche un altro mezzo in cui volendo si può vincere, però questa è veramente molto, è molto azzardata. Dark Templar, ovviamente usati per combattere per la presenza del Raven, ma utilizzati per andare da fastidio in concomitanza con il potenziamento di carica degli zeloti. Esatto, i Dark Templar ragazzi sono una scelta che io consiglio soltanto ai giocatori di Lega Master, perché quei Dark Templar devono vivere con un Raven che gira attorno. La cosa non è proprio prettamente molto facile, quindi ragazzi vi consiglio, per i giocatori meno esperti, di rushare i colossi, per quelli leggermente più tecnici di optare per zeloti con carica, perché secondo me come tipo di strategia se la si sa usare è la migliore, per quelli ancora più hardcore portale stellare hardcore, e fenici e qualche lancia del vuoto. Per oggi direi che è tutto. E allora ragazzi, noi speriamo che questa build vi sia piaciuta, non vi possa build, essere scusate, questo counter di build vi sia piaciuto e vi possa tornare utile. Ringraziamo Vari per averci scritto e averci inviato questa ottima partita. Vi invitiamo a venirci a trovare sul nostro canale di YouTube e sulla nostra pagina Facebook, che è ovviamente facebook.com/tcsreplay. Se voi avete degli idee replay che volete mandarci, scriveteci a vod@tcsreplay.it. Vi lasciamo con l'immagine della proboscide di un Raven che esplode, che non abbiamo mai visto. Bisognerà. Sai che sembra tipo una sonda che sapeva partire verso lo spazio? Oppure l'arrivo di Vegeta in appa sulla Terra? Deve essere quello. E allora ragazzuoli, noi ci salutiamo. Ciao.